Si è aperta oggi a Curtatone la lunga settimana di commemorazioni in ricordo della Seconda Guerra Mondiale. Oggi la comunità di Montanara ha infatti commemorato Elisabetta Braguzzi, la studentessa, allora sedicenne, che perse la vita 74 anni fa sotto mitragliamenti aerei mentre si recava a dare l'esame di terza media nell'allora piccolo rifugio dell'Incoronata, edificio oggi sede della Fondazione Malagutti Onlus e di Alfa Omega. Elisabetta Braguzzi è il ricordo che noi abbiamo proprio qui a Montanara, in via dei Toscani numero 8, dove il piccolo rifugio dell'Incoronata ha dato la possibilità a questa bambina di affrontare la scuola, ma purtroppo anche di incontrare la morte. Grazie alla popolazione che è intervenuta oggi per ricordare che la guerra deve essere proprio eliminata. Un episodio raccontato ai presenti dalla signora Carla Semeghini, amica di Elisabetta, che proprio quel giorno, in quel terribile momento, si trovava con lei. La donna ha così voluto salutare le scolaresche presenti alla cerimonia, augurando loro di non vivere mai la tragica esperienza della guerra. Le commemorazioni dedicate ai caduti del secondo conflitto mondiale proseguiranno a Curtatone la prossima settimana con diversi appuntamenti sul territorio. Sarà una settimana intensa, avremo il 21, sabato 21 alle ore 10 la commemorazione dell'Aldriga, della Valletta Aldriga, anche lì un momento importante e fondante della nostra comunità.